Radio Forcella on the road, buonasera a tutti da Posto Gianfranco, oggi domenica 2 ottobre 2022, sono le ore 20.05 e oggi si va avanti con la nuova inchiesta, l'abolizione dei fazzoletti FFP per 90 gradi, quindi in tutti i mezzi pubblici. E quindi e come avete visto ieri nel mio video, nella metropolitana di Napoli la maggioranza erano misti tra i fazzolettati e non fazzolettati, e oggi naturalmente tocca a Trenitalia. Infatti mi trovo alla stazione di Porti Cercolano per andare a vedere com'è la situazione nei treni, pure se si può viaggiare tranquillamente senza avere rottura di scatole, e quindi andiamo a fare un altro giretto, ragazzi. Ecco qua ragazzi, cominciamo bene, in senso che la macchinetta è guasta. Uno, macchinetta, ecco qua, rivolgersi al capotreno, non lo sappiamo. Ah, Trenitalia, ma come? Se uno deve fare il biglietto, che fai? Non aggiusti le macchinette? E tu così fai viaggiare la gente senza biglietto? Ecco qua. Ecco, questo è il treno che devo prendere io per rientrare a Napoli. Naturalmente stasera sono sceso con il filobus, e quindi questa volta a Napoli salgo col treno, perciò attraversiamo i binari e naturalmente il biglietto lo faremo a bordo, quindi pagheremo lo stesso prezzo come si paga giù a terra. Perciò infatti la campanella sta annunciando l'arrivo del treno, e devo dire che la situazione è tutto normale, ragazzi. Vi faccio vedere, meno male, gente normale. Devo togliere, perfetto, tolto un attimo il flash pure. Ragazzi, promette bene la cosa, fazzolettati al momento non li vedo proprio, quindi bene, comincia bene la cosa. Perciò adesso aspettiamo che arrivi il treno e saliamo a bordo, e lì andiamo a dare un'occhiata anche dentro al treno. Perciò naturalmente devo fare anche il biglietto, perché per non avere rotture di Chrysler Voyager da parte del capotreno. Perciò non vorrei dargli lo spunto a loro per dire senza biglietto Radio Forcella, senza biglietto, non si fa, lo so che non si fa, però cercherò di mettermi in regola, ok? E nel momento che arriva il treno vi faccio vedere questo stupendo panorama del porto del Granatello di Portici. Poco fa c'erano delle nuvole nere, ma sembra che il vento li sta spazzando via, quindi... E c'è anche un bello specchietto di luna. Guardate com'è bello qui, giù il porto del Granatello di Portici. E indubbiamente questa è stata la prima ferrovia nel mondo, in Europa, la Napoli-Portici. Ecco ragazzi, sta spuntando dietro la curva il treno, è naturalmente uno dei nuovi treni jazz, gli ATR 425. Hai visto, caro fratellone? Pure io sono molto preparato come te, oi? E ringraziamo, anzi salutiamo il mio caro fratellone appassionato dei treni, che c'è anche su un canale su Facebook. Eccolo qua il treno, vabbè, sta andando piano perché è entrato in stazione pure, perciò mo tra poco saliamo a bordo. Meno male ragazzi, buone notizie. Bene, a questo punto saliamo a bordo. Finalmente, dopo un anno, finalmente si sale a bordo, ragazzi, che bello!
Ragazzi, tutto a posto, la situazione è ottima e quindi mo' ho chiesto al capotreno di fare il biglietto e quindi per mettermi in regola tranquillamente. Perciò, e nel frattempo vi faccio vedere la treno. Guardate qua ragazzi, finalmente, vabbè ci sta sempre qualche, quello col coso rosso. Una medusa ragazzi. Una medusa, vi rendete conto? Perciò, e vabbè. L'importante è che la maggioranza delle persone normali su questo treno è di più, ok? Informiamo i gentili passeggeri che viaggiare sui treni senza biglietto o con il biglietto di viaggio non convalidato comporta il pagamento di una sovrattassa fino ad un importo di 200 euro. Lo sappiamo. Nelle regioni dove prevista o di un importo a norma di legge. Grazie per la collaborazione. Dear passengers, we inform you that traveling on trains without a ticket or with an invalid ticket involves the payment of an additional fee up to 200 euros. Sì, sì. Ecco. Ecco qua dove è. Vabbè, grazie. Ragazzi, sembra che la situazione sta andando ottima, quindi meno male per persone normali pure, ringraziamo a Dio. E poi stasera è chiappato un capotreno che forse mi fa viaggiare, avete capito già. Perciò vabbè, io ci ho messo la buona volontà, i soldi gli volevo dare, ha detto di no e quindi ha visto la buona volontà del sottoscritto e quindi è comunque stasera un'altra bella soddisfazione ragazzi, finalmente dopo 2 anni si può liberamente viaggiare senza il fazzoletto FFP90. Perciò e quindi questa sera ci godiamo un po' il viaggio, perciò. Si informano i titolari di abbonamenti classici regionali di Trenitalia. E stasera, come ho detto, il treno non è pieno, anzi è bello quasi vuotissimo, quindi poche persone. E naturalmente persone normali e quindi solo un soggetto, ahimè, aveva l'FFP di 90, perciò, ma il resto ringraziamo il Signore, perciò, e mi sto godendo un viaggio a bordo del jet pure, e mo tra poco arriviamo a Napoli. Siamo in arrivo a Napoli San Giovanni, Barber. Naturalmente la stazione di San Giovanni a Teduccio, situata a sud di Napoli, quindi è capolinea della linea 2 della metropolitana che porta fino a Pozzuoli Solfatara. Ora ve lo faccio vedere. Eccoci qua ragazzi, siamo alla stazione di Napoli San Giovanni. Quello davanti a me oramai le anzianissime, gloriosissime ALE 724, quindi un bel numero 071, quindi purtroppo questo gruppo di treni vecchi, ahimè, andranno in pensione, perciò
dopo anni di onorata carriera da lontano 83 fino ad oggi, questi vecchi treni purtroppo verranno mandati in pensione, punto. E perciò qua siamo alla capolinea della stazione di San Giovanni. Naturalmente mi trovo a bordo del nuovo treno, l'ETR 4 25 jazz pure. E anche lì la situazione è normale, quindi ragazzi, finalmente si può viaggiare tranquillamente in treno. Mai più l'uso dei fazzoletti, perciò ragazzi, è finito questo obbligo da ieri, e perciò ieri ho fatto vedere anche il mio video a bordo della metropolitana di Napoli. Oggi, come vi ho promesso, anche a bordo di Trenitalia. Quindi il tabù di Trenitalia è caduto, quindi finalmente dopo 2 anni si può viaggiare tranquillamente. Eccoci qua ragazzi, stiamo partendo. La destinazione naturalmente Gianturco. E poi questo prosegue per via sotterranea per Napoli Piazza Garibaldi. Ah, finalmente un po' di relax ci vuole ragazzi, quindi da un sacco di tempo che non prendevo i mezzi di Trenitalia, perciò anche già 2 anni fa, vi ricordo, se vi ricordate pure, quando sono stato a Roma durante le manifestazioni, 2 volte col treno, il primo a luglio con quel fallito presidi intorno al raccordo anulare organizzato da Carbone, e poi la seconda a settembre con quella manifestazione Salviamo i bambini dalla dittatura organizzata da nonna Maura pure. Poi l'ultima manifestazione ad ottobre, vabbè, andammo in autobus, perciò in autobus organizzato bene, perciò è da 2 anni che non ho preso più i mezzi di Trenitalia. Poi, meno male, dopo 2 anni finalmente ho potuto di nuovo riaccedere, perciò. E devo dire che dopo 2 anni finalmente Trenitalia è tornato libero, grazie a me Dio, perciò è tornato libero. Ecco, adesso vi faccio vedere un po' il buio pure. Siamo sulla curva a destra pure. Avessero i sedili pure. Poi è buio pure, perciò oramai comincia a fare buio presto, perciò. E stiamo dirigendo verso la stazione di Gianturco, dove poi questo treno proseguirà verso Campi Flegrei. Facciamo un altro giro, vediamo tutto il treno. Tutto normale, tranne uno, purtroppo. Il resto tutto ok. Il resto tutto ok, ragazzi. Vabbè, laggiù non c'è quasi nessuno, è inutile che andiamo nell'ultimo vagone. Ottimo, ragazzi, ottimo. Ottimo, tranne uno purtroppo, Naturalmente devo stare attento agli scalini. Alcuni treni sono stati modificati, hanno tolto gli scalini, hanno messo lo scivolo qua. Penso di no. E vabbè, ci accontentiamo lo stesso. Eccoci qua, ragazzi. Peccato che non si vede bene il deposito dell'alta velocità. Eccolo là. Dove ricoverano gli ETR 500, gli ETR 1000. E anche qualche ETR 700 naturalmente. Ecco qua le frecce rosse 1000, che più 1000 non si può. Anche sappiamo benissimo che il numero 1000 non è tanto buono, perciò. Avete capito già? Grazie Siamo in arrivo a Napoli Gianturco. Roberto e ringraziamo il nostro caro e amatissimo Roberto di Trenitalia.
Cioè, questa è stata... Ah, questa è la lontana, però qua è quando qualcuno mi vuole il pezzo. Ma che sono? Eccoci qua ragazzi, si intravede anche il centro direzionale. Da quella parte si va verso Napoli Centrale, naturalmente noi scendiamo giù, andiamo verso la stazione sotterranea di Garibaldi. E quella sarà la mia fermata. Eccoci qua ragazzi, siamo a destinazione. Siamo in arrivo a Napoli, Piazza Garibaldi. Ho fatto vedere la signora in rosso. E ragazzi, le cose belle vanno anche mostrate e ammirate naturalmente, perciò... E quindi... Radio Forcella fa anche questo e quello. Eccoci qua ragazzi. Eccoci ragazzi, finalmente siamo a destinazione. E devo dire che il viaggio non è che è andato bene, ma è andato stra benissimo. Ed ecco due meduse purtroppo. Purtroppo ci stanno ragazzi, purtroppo ci stanno. Quindi... Eccomi qua ragazzi, anche... Questa seconda parte è andata bene, infatti come ieri avete visto che io ho fatto il servizio sulla linea 1 della metropolitana di Napoli per vedere quanta gente viaggiavano senza i fazzoletti e quanti ne viaggiavano con i fazzoletti, infatti avete visto il video di ieri e quindi e oggi qua invece alla metropolitana di Napoli. Fazzoletti se non sono visti due o tre o quattro, quindi e altri due che sono saliti all'ultimo minuto a Piazza Garibaldi, perciò che vi dico ragazzi, dopo 2 anni è finita questa stupidaggine, pure finalmente si può viaggiare a Cristiano con Pietrene, però purtroppo ahimè ci dobbiamo convivere con questi fazzolettati, quindi purtroppo finché non ci rompono le scatole a noi, allora loro possono fare quello che vogliono loro. L'importante è che non rompano le scatole a noi e quindi che ci facciano viaggiare tranquilli. Perciò ecco il treno sta partendo. Questo stupendo treno jazz. Dove concluderà la sua corsa a Napoli Campi Flegrei. E naturalmente devo ringraziare anche il capotreno che è stato bravissimo, quindi la sua identità rimarrà segreta perché mi ha fatto viaggiare gratis, nonostante che io avevo una buona volontà di fare il biglietto. Lui ha visto in faccia la mia onestà pure, ha detto vabbè non ti preoccupare, stasera offro io il viaggio, perciò e quindi ragazzi che vi dico, dopo i mezzi pubblici, tram e metro, adesso anche Trenitalia pure, perciò sicuramente anche gli aerei, i tassi pure, vabbè gli aerei sarà difficile che ci stanno al bordo, perciò, e quindi, ma penso che anche lì hanno tolto tutto, anche l'obbligo del fazzoletto, perciò, e quindi naturalmente anche le navi pure, gli aliscafi pure, perciò si può viaggiare tranquillamente, perciò, e questa è la comunque ragazzi, spero che questi 2 anni, questa pagliacciata dei fazzoletti nei mezzi pubblici sia finita per sempre, o in caso contrario noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo adesso, perciò sbattercene di tutte queste cose assurde, perciò e va bene ragazzi, anche questo reportage
termina qui. E prima di chiudere vi ricordo di iscrivervi al canale Rumble Forcella, sul canale YouTube Radio Forcella, e chi vuole far parte nel canale Telegram Radio Forcella mi contattate in privato su Facebook e io vi mando il link di iscrizione al canale, ok? Benissimo, da Gianfranco è tutto, vi auguro una buona serata e alla prossima con le notizie di Radio Forcella. Ciao a tutti da Gianfranco.